Siamo con Anna Moruso, presidente di Agora Arte, Accademia Meridionale dell'Arte, una struttura che consente ai ragazzi della periferia nord di Napoli di seguire numerose attività. Quali sono le attività che offre Agora Arte? Allora, Agora Arte è un'associazione, un movimento artistico più che un'associazione, che ha un excursus molto antico. Però nel 2005 ha deciso, insieme ai soci, di dedicarsi a questa famigerata zona del nord di Napoli, la periferia nord. È vero che anche noi siamo di questi quartieri, quindi conosciamo bene quali sono le problematiche, però ci sono tanti amici che non sono amici artisti, che non sono di questo quartiere, ma hanno deciso di investire insieme a noi su questa zona. Abbiamo optato, pure perché non c'era poi tantissimo, ma comunque abbiamo optato per questo rudere, che era una rovina, una scuola in rovina, e dove abbiamo trovato di tutto, anche un allevamento di cani da combattimento, ragazzini che giocavano nei tombini vuoti, venivano, insomma, le solite cose, c'erano oggetti per tossicodipendenti. Che si fa qua? Si cerca di far passare un discorso molto difficile, che è quello artistico, non sportivo, senza nulla togliere allo sport, però certamente è più facile parlare di calcio o di arti marziali che di parlare di musica, di canto, di recitazione e di danza. Questo percorso noi lo stiamo affrontando con un'impronta accademica, cioè noi vogliamo offrire ai ragazzi di un quartiere periferico e disagiato la stessa opportunità delle scuole che si trovano nei quartieri molto più privilegiati di questa città e dove vivono le famiglie privilegiate che si possono permettere di pagare una scuola privata, le stesse opportunità. Anzi del testo, noi cercheremo di essere sopra al testo. Stasera assisterete ad uno spettacolo diverso, insolito. Vi parleremo di una Napoli che pochi conoscono, uno spaccato di questa città ignoto anche a tanti napoletani. Sicuramente ciò che mi ha spinto a iscrivermi all'Agora è stata la mia passione per il teatro, che vedendo in televisione, ma soprattutto in teatro, quei grandi capolavori di Eduardo, di Scarpetta, abbiamo capito che, diciamo, possiamo farle anche noi in un posto come questo, perché soprattutto con la grande personalità del maestro Renato Di Meo, che reputo un insegnante veramente molto bravo, appunto insegna e ci permette di provare a fare teatro e in molti casi di riuscire a fare teatro, che penso è la cosa più importante, la più grande soddisfazione. Avendo avuto comunque qualche esperienza, è stata quella di sentire il pubblico, un riscontro nel pubblico quando ti applaude, quando sorride, sono sensazioni bellissime. Ed è questo. Quindi veramente ho trovato poi una famiglia, perché, come ha detto, oltre al maestro Renato c'è la preside, la signora Anna, che veramente è una madre, la maestra di danza, il maestro di canto, veramente bellissime persone. San Pietro! Qui! Ehi! Ma chi hai tu là? Ma che credi di stare a casa tua? San Pietro, io vi dovrei parlare. E mi devi parlare in questo modo? Tu ci sai. Eh già, perché tu vieni da Napoli. Chi lo paesi è lì che non maria. Ah, 166! Bravo! La gente è simpatica. Bene. La camera è bellella. Perfetto. Però c'è stato un problema che non riesco a risolvere. Io ti ho detto mille volte che non mi hai chiamato Pietruzza, capito? Mi fate innervosire! Scusate, Pietruzza, Pietruzza! Ma da volte! E beh, fino all'altro giorno che sti cani nemici si vanno a nasconnere, mo sta cacciando la capa fuori un sacco pure il cane. E non fate lo sprucido! Io ho fatto una corsa sul cavallo all'altro per venire qua da voi!
L'Accademia offre corsi di danza classica, modern jazz e specificatamente per quanto riguarda la danza classica seguiamo il programma accademico dell'Accademia Nazionale di Danza di Roma. Quindi i ragazzi vengono formati, anche se ci troviamo in una struttura privata, vengono formati per avviarsi a un percorso professionale. Infatti dopo questa esperienza, conseguito il diploma, possono poi tentare di accedere agli enti lirici, come può essere per esempio il Teatro San Carlo, o addirittura possono tentare di accedere stesso all'Accademia Nazionale di Danza di Roma, che oggi è un'università riconosciuta. Lei è una delle allieve secolari che c'è qui da quando noi abbiamo aperto la struttura, da 5 anni. Federica, dici qualcosa tu? Sì, studio danza classica e moderna dal primo anno che io ho aperta questa accademia. E la mia passione è la danza, perché questo, quando sono qui, è come se stessi a casa mia. Quindi la sovrapposizione di due generi che dà un arrangiamento diverso, insomma, un brano che potrebbe essere altresì arrangiato in un altro modo. Okay? Quindi il discorso di prima di mettere un mondo musicale sopra un altro mondo musicale per creare qualcosa di diverso.